Complimenti alla professoressa Ferrara per una bellissima relazione, minuziosa, particolareggiata, che sicuramente ci avrà fatto venire la voglia di acquistare questo libro, davvero. Ci ha incuriosito tantissimo. Però prima di passare al prossimo, diciamo, declamatore, vorrei salutare la dirigente che è arrivata in questo momento dell'Istituto Comprensivo Montiglione Pascoli, Aurora Bacanica. Presidente di Parallelo 38, Manuela De Eugenia. Grazie. E anche il nostro esorcio della nuova Acne. Adesso ci sarà un momento lirico, perché alla fine del libro il nostro scrittore poeta, così io ti definirei, Fino, scrittore poeta, alla fine del libro il nostro scrittore poeta Vito D'Agostino inserisce un canto, per me un inno all'olivarella, che adesso il professore Gege Alanti ci declamerà, accompagnato da un video in PowerPoint realizzato da una giovane ragazza taurianovese, ex mia alunna, Antonella Sicari, a cui facciamo un applauso. La giovane ragazza è laureata in discipline dell'arte, della musica, dello spettacolo, ha fatto un master in multimedia brand design ed è specializzata in post produzione video. Ti giudicheremo dopo, Antonella, va bene? Adesso do la parola al professore Gegiana. Grazie. Che presi la penna, con essa colorai il cilestrino languido e delicato del mare e la bianca spuma che l'erto scoglio carezzava e cieli lontani tinti di mare e nuvole diafane cariche di sogni e nubi veloci che si inseguivano rapaci. E il cobalto dell'acque, messaggero di antiche paure, e mani tese e attese mani, e disegnai cieli di porpora e tramonti dolcissimi come sogni di antiche fanciulle innamorate. Questo dipinsi e di ciò mi innamorai. Con essa accordai il lamento dell'onda che si frange e accarezza, che scivola e tormenta, che culla e che stordisce, e altri suoni silenti e misteriosi, e melodie di sirene e voci profonde sussurrate, e canti d'amore e di speranza. Questo udì all'alba e al tramonto, col sole di fuoco e nelle notti d'inverno, io questo udì e di quel suono mi innamorai. E aspirai il profumo aspro e struggente dell'alba primaverili e atomi di mare baciati dal vento, e mi persi negli odori della rena lambita dall'onda fugace, e di quegli aromi mi inebriai, ma non mi bastò, e allora volli sentire l'odore del mondo, e per questo mi inabissai nelle tue acque di luce, e là, nel cuore dei tuoi segreti, ne sentì i suoi profumi.
appuntamento. Adesso vago dolcemente qui intorno e di questo amore mi nutro. E anche se tu, passando da queste parti, tu non mi vedi, io ci sono. Perché è qui che i miei occhi, che non vedono più, possono sempre vedere. Le mie orecchie, che non odono più, possono sempre sentire. Le mie nari, che non aspirano più, possono sempre odorare. Là, davanti allo scoglio dell'ulivo, là, sempre, io ci sarò. Diventa speranza che reapre orizzonti
di luce nuova nel cuore. Quel tempo diventa nuovo tempo, personale e vissuto, e diventa crocicchi di tempo e di storie che intrecciano altre storie. Diventa crocevia di altre spiagge, di porti, di altre terre, ma soprattutto diventa crocevia delle acque del mare e degli orizzonti dove ci si culla e ci si perde dolcemente. È un orizzonte che attrae ogni voce, ogni suono, ogni eco. Come l'olivarella attrae i suoni tanti, lieti dei mari e dei cuori, e poi li custodisce come conchiglia nel suo cuore. Ma non è una custodia segreta, perché è aperta alla sensibilità dell'anima che sa ascoltare e contare, e quindi trasformarla in scelte di vita. Vita che il canto scandisce anche come segno di solidarietà e vicinanza, di partecipazione. L'olivarella è un'attente, sensibile compagna di viaggio, è un'amica amorosa, un'amica intima dell'anima, e per questo i suoi orecchi ascoltano i canti e le voci, i suoi occhi vedono gli arcobaleni di luci e colori e le notti tenebrose, e il suo cuore conosce le nostre difficoltà e le nostre attese, come ha conosciuto quelle di Liberato e Carmela. Conosce le nostre nostalgie e le nostre fatiche, conosce i nostri tormenti, ma conosce anche i nostri canti, le nostre gioie e le nostre speranze. Le nostre gioie e le nostre speranze, quelle gioie e quelle che le speranze che ha la bambina e ad ognuno di noi. Grazie.